Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vionauto. Siamo quindi in Crusader Kings 2 Reaper's Due con un nuovo DLC, il Duca Gisolfo II di Salerno. Nello scorso episodio abbiamo fatto veramente poco, abbiamo combinato un paio di matrimoni e quindi creato due alleanze con altrettanti, diciamo, vassalli del Regno d'Ungheria. E stavo pensando di attaccare praticamente Amalfi perché è nostro de jure, ma il nostro concilio non vuole. Questa è una cosa di conclave, se non vado errato. E quindi vediamo di capire un po' chi non mi appoggia e perché. Allora, ok, quindi lui cambierebbe opinione semplicemente se uno votasse dall'altra parte. Ah, dice non c'è gloria in questa guerra, il nemico è troppo debole. Vediamo se... Beh, io capisco questo, però... Come vogliamo fare? Avevo delle cose da far passare qui. Mi pare che volevo mettere late, perché se non posso mettere la primogenitura... Stiamo già votando in verità. Quindi chi è che non vota? Duca Gisolfo supporto, Lando di Capo e Barone Guido di Sorrento. Perché me ne fa vedere tre? Scusa, ho cliccato qua. Quindi dovrebbe aprire la lista dei votanti. Se siamo tre, Lando di Capua. Un po' buggatino la cosa. Proviamo a togliere la pausa e andare un po' avanti. Vediamo ora. Ah, strana questa cosa. E questi sono i support. Quindi questo è opposed to feudal administration. Ok. Vediamo come va l'uccisione. Ah, magari abbiamo un po' di fortuna invece con quest'altra cosa. Io non so come convincere. Se loro dicono che questa non va bene come guerra. Ah, quindi non mi hanno fatto passare la legge. E adesso devo aspettare fino al 1076. Brutta cosa questa cosa del concilio. Quindi io non so. Non so come si gestisca, sinceramente, situazioni tipo queste. Se è una questione di prestigio o cosa. Vediamo un po'. Concilio. Tanto il tempo va avanti. Questo non dice nulla di che. Questo è il mio concilio. Enforce Realm Peace. Sì, ma c'è nessuno in guerra. Questo che vuole? Se lo sposavano a caso, va bene. Adesso lui addirittura mi sa che è all'interno di qualche guerra santa perché lo vedo muoversi. Chi attaccate? Defending against Emiro Munisso Real Emirat. Quindi c'è una guerra santa. Holy Wolf per Sicily. Chi stai attaccando? Questo piccoletto qua. Ah, lui si sta difendendo in un'altra guerra. Lui c'ha 1400 uomini. Lui, vediamo un po'. 1464. Noi, molti di meno. Se tipo provassimo ad attaccare lui, non verrebbe nessuno. Quindi nella guerra santa non viene nessuno. Però questi sono tutti contenti adesso. Vabbè, togliamo la pace, la pausa e andiamo avanti. Quindi la guerra santa non posso chiamare gli alleati. Interessante come cosa. Ah no, verrebbero. Quindi potrei chiamare gli alleati, attaccare per quella. Lui quanti uomini ci avrebbe? Wow, 2800. Io non so se riuscire a contare poi sull'IA sarebbe una cosa giusta o meno. Ah, abbiamo qualcuno che ha abbandonato il plot. Lei verrebbe magari con un bel regalino. Quindi la invitiamo. Vediamo un po'.
Metto un po' di tempo, non è più immediata la cosa, quindi viene 110%. I Kurt Physician serve comunque, non lo so, proviamo, che questa è una cosa nuova. Ah, ma da dire che ne vorrei uno, quindi adesso qualcuno si candiderà, ok. Ok, c'è un pellegrino. Pietà, sesta opinione, intrigo meno 1, fertilità meno 5, scarte. Renowned Physician. Ok. Ok, reclutiamolo. Gli diamo 10 monete. E adesso lui è nel nostro concilio? No, però è... Eccolo qua, Minor Titles. Ok. Nostra moglie è incinta. Benissimo. Questo ci potrebbe aiutare come cosa. Si comincia ad avere problemi. Lui dice che non posso essere il padre di nostro figlio. Perché non puoi, scusa? Che problemi c'hai? Ah, è paranoico. Ecco perché. Siamo paranoici. Però siamo dei buoni combattenti, nonostante il nostro Marshall faccia schifo. Fa piacere. Adesso se provassimo ad attaccare non possiamo nemmeno perché loro sono in una guerra santa, quindi dobbiamo sperare che non perdano. Con chi stanno in guerra? Wow, guarda che cavolo ha deciso di rompergli le ossa a questo. Quindi potrebbero venire subito subito qua ad Amalfi. Siamo proprio inguaiati noi perché a livello di Marshall abbiamo pochissimo, quindi questo ci fa avere pochissime truppe. Infatti, nostra moglie sarebbe stata meglio prenderla buona come Marshall a sto punto. Nel nostro consiglio, il Marshall c'ha 5, cioè stiamo inguaiati su tutta la linea. Lui è pure uno potente. Dimmi che è quello che stiamo provando ad ammazzare, nemmeno. Ah, io sto provando ad ammazzare il mio Spy Master. Ci riuscirò mai praticamente. È arrivato qualcuno alla nostra corte? Diavolo. No, è morta. Dice è arrivata, poi vado a vedere è morta. Ok, qualche bambino. Vabbè, andiamo a livello Marshall, va, perché stiamo inguaiati. Ok. Avere degli aiutanti. Eccolo qua, abbiamo un nuovo erede. Beh, effettivamente hanno passato un po' di tempo. Quaimar, va bene. E lui dovremmo dare un focus. Fermo, fermo, fermo. Quindi ci sta dando il claim su Contea di Napoli. Perfetto, use it. Perdo 100 prestigio, ammazzate. Ok. Quindi il nostro amico lo spostiamo a capo adesso. Lui è in guerra ma nessuno lo attacca, fortunatamente per lui. Io non so se valga la pena attaccare anche lui. Mi sa che ha perso un po' di uno, infatti. Probabilmente dovremmo. Vediamo un po' che succede. Adesso non vogliono perché ci hai rotto le balle. Non c'è gloria in questa guerra. Se io vado comunque, che succede? Questo non capisco, perché comunque posso farlo. Cioè non mi appoggiano e quindi... Non lo so. Ah, è considerata tirannica, quindi si abbassa l'opinione. Però abbiamo questo di Napoli adesso. Vediamo se Napoli 1220 uomini. Cos'è? Già è scoppiata la prima malattia qua? Incredibile. Cosa abbiamo? Cioè, solo da noi ci stanno problemi? Cosa c'è? Smallpox.
Quindi ci chiudiamo, che adesso c'è questa possibilità di chiudersi per evitare. Quindi abbiamo chiuso le porte, stiamo dentro, chiusi. E sono tutti chiusi, quindi l'unico che sta ancora fuori è lo steward. Ok, Ulderico che vuole? È malato. Ok, devi andare, non sei uno a caso. Ok, è andato? No, non è andato. Questa chi è? Nostra moglie? Sister-in-law. Wow! Ok, it is too late. Buttatela fuori. Ok, ci aderiamo. Si farà incazzare anche lui, probabilmente, che ho buttato fuori un parente. Aia! Has broken down. Perché mai? Forse per il matrimonio, mi sa, che abbiamo buttato fuori la sorella. Quindi cominciamo bene, subito con una malattia. Il concilio che non ci vuole aiutare a far nulla. Insomma, il gioco è stato reso un bel po' più difficile, mi sa, eh. Allora. Potremmo costruire un ospedale, che ci vuole? Ci vogliono 100 monete d'oro. Abbiamo 3 al mese, quindi ci vorrà un bel po' di tempo. Alziamo pure la velocità, tanto non riusciamo a fare granché fin quando non va via questa malattia. Abbiamo perso qualcuno del concilio, si è chiuso pure lui. Allora. Ok. Against threat in hiding. Quindi addirittura lui va in hiding. E lei diventa nostra reggente. Perfetto, perché no? Ascended, ci sono uscito dalla cosa. Ah, ci è andato bene. Quindi è diventato temperato e diligente. Sì, grosso, fra. Grande. Quindi sono andato a meditare praticamente, detto tra noi. Vediamo. Quanti anni ho? Così, 34. Ah, sono giovane, sembro più vecchio questo barbone incolto. Vediamo qualcosa. Ah, è pure grassoccio l'amico, eh. Quindi, che ne so, questa hairstyle. La chierica. Non so. Madre. Vabbè, qualcosa del genere, un po' più nordico, un po' più giovanile. Ok, un Kinsman. Magari come stewardship a questo qua. Perfetto. Non passa sta cosa qui, eh. Ci farà un bel po' di problemi questa cosa. Cioè, praticamente sono. Il gioco fa sempre così, ce l'ha sempre col giocatore, vedete? Cioè, dov'è che sta una malattia? Qua. Nelle nostre province. Qui è ancora in guerra. Come va la guerra? 27%. Ah, è un'altra guerra adesso. Ah, ma la guerra è contro Pisa, non è contro di lui. Perfetto, ok, ecco perché non veniva nessuno. Quindi. Abbiamo preso della Piety, va bene. Ovviamente potrei anche attaccarlo in questo momento, però figuriamoci. C'è morto il cappellano di corte, a quanto pare. Ok. Posso prendere della diplomacy. O intrigo. Com'è il nostro intrigo? Però la diplomazia è sempre una cosa buona, secondo me. Allora, se io adesso attacco lui, perché quella guerra mi sa che è finita, è un'altra. Ok, aveva un patto pure con lui, è andato. Abbiamo perso un'alleanza e un patto. Non vorrei che... Ah, adesso vogliono tutti.
cioè sinceramente non riesco a capire come funziona sta cosa. Tizio qua non ne vuole sapere di schiattare, a quanto pare, vabbè, perché lui adesso è in seclusione, è chiuso, quindi dobbiamo aspettare che vada via la malattia, mi sa, c'è poco da fare. Ah, potremmo costruire l'ospedale, facciamolo. Mi è venuto un mal di testa, perfetto. Speriamo che non sia nulla di grave. You can shut the gates, perché non sono chiusi? Smallpox, perfetto. Quindi ho la smallpox, oh, magari moriamo pure. Chi l'ha aperto, scusate, i cancelli? Non so, forse non volendo. Ho cliccato, questo è un nostro parente, gli facciamo fare intrigo. Lui. Nostro figlio? No, un Kidsman, un altro, gli facciamo fare stewardship. Vai. Ok, cappellano di corte. Ci abbiamo qualche vassallo? No. Lui 14, lui 13, ma almeno ci vuole un po' bene. Madre di Dio. Ah, sono andate via le malattie, poi alla fine, quindi possiamo aprire. Possiamo aprire i gate. Non so perché l'ho aperti prima. Ok, nostro figlio può diventare Fossi, che non so cosa significa, femminuccia. Megan Fossi comunque. Ok. Ah, quindi ha perso un giocattolo. Ma non mi vado a perdere. Vediamo se diventa Fossi. È diventato Fossi. Stewardship più uno. Ah, quindi Fossi è buono. Ok. Però ha peggiorato l'opinione di lui. Vabbè, è un ragazzino, gli passerà. Allora, vediamo un po'. Invitare a un plot. Bishop Rodolfo di Acerno. Perché mai? Vediamo come siamo messi col bishop qua. No. Decline, grazie. Allora, questo lo mandiamo qui. Lui non esce dalla seclusione, non ne vuole sapere. Si è chiuso, barricato. Ok, vediamo se riusciamo a dichiarare guerra a lui. Sembrerebbe di sì. Vediamo un po' come va. Dai, rischiamo. Tanto alla fine è una prova. Quindi vediamo se lui viene. Lì c'ho, a quanto pare. Di qui, grazie. Vediamo pure la pausa. Wow, quanti sono. Togliamoci dal guidare truppe. Non vorrei morire così. Adesso siamo noi, da unire, ho detto. Vediamo se il nostro alleato viene a darci una mano. Sembrerebbe di sì. Quanti uomini c'hai adesso? 1860, perfetto. È in due guerre, però. Sono stato un furbissimo. Del 1463 addirittura. Ok, prendo un po' di cose. Prendiamo un po' di soldi dagli ebrei. Potrei espellerli, ma perdo prestigio, perdo le tasse pure, vabbè. E a sto punto ci pigliamo un po' di mercenari. Mi sa che lui ha preso dei mercenari, ecco cos'è. Qualcosa che ci possiamo permettere, 144 ducati, 180, costa 9,46 al mese. Ok, recuperiamo un po' di morale. Abbiamo qualcun altro qua, questo che è il nostro parente, stewardship anche lui. Non so che cosa diavolo stia succedendo lì. C'è un attacker, città di Amalfi, ok.
20 prestigio, learning più 1, learning più 1. Ok, sta diventando una cima. Non siamo tantissimi in più. Ancora non abbiamo nemmeno tutto il morale. Aspettiamo un attimo. Approviamo il piano, sì. Quindi riuscito dalla seclusione e magari c'è schiatta, chi lo sa. Ok, mi è passata la smallpox. Quindi aspettiamo lui che arrivi. Ah, non abbiamo ucciso il barone. Ok, cos'è questa? Un weak claim contro l'Ungheria, non mi pare proprio il caso, quindi va bene. Ok. Andiamo a visitare il monastero di Cluny? Perché no? Andiamo. The Cluny Abbey. Un po' di stewardship intrigo, oppure prendo 30 di vita e perdo intrigo? Non mi dispiace. Temple Vassal 10. Non male, così guadagno un po' di tasse. Ok, lì ci siamo riusciti a buttarlo giù. Noi ci fa piacere. Qui pigliamo i mercenari. Vediamo dove che scappa l'amico. Potrebbe andare fino in Sicilia. La Puglia lì potremmo avere qualche problema. Military Organization ci fa aumentare il morale delle armate, Global Supply Limit e Retinue. Questo Siege Equipment pure non sarebbe male. Però mi sa i Retinue forse è la cosa migliore. Non ricordo tutto. Diventiamo cinico, che sarebbe intrigo, se no no. Vai, un altro po' di learning forse. Ok, questa è una parente, no, cortigiana così, ambiziosa, paziente. Abbiamo controllo a livello economico e ce la facciamo a mantenere i mercenari. Ok, riprovano ad ammazzare il tizio. Non male. Vediamo dove che andrà. Se è un cambiamento di questo DLC, il fatto che adesso le truppe... Ok, è morto, quindi noi abbiamo preso finalmente la cosa. Non è più il nostro Spy Master. Ok, quindi non hanno saputo che sono stato io. Quindi adesso abbiamo un posto libero come Spy Master. Lui c'ha 11, pure lui c'ha 11. È nostra moglie? Sì. Vabbè, proviamo a mettere nostra moglie come Spy Master. Forse dovremmo dare anche dei compiti ai nostri amici, perché ci penso, perché sono uscito dalla seclusione, quindi... Ci avevamo lui da provare a prendere Capua. Lui lo toglierei dalle truppe, metterei a fare training. Lui a prendere tasse. Lei a fare scheming. Tu magari... Vediamo di lavorarci il Papa, non si sa mai. Ok. Wow, velocissimo. Sei un grande. Ok, andiamo ad abbatterli. Oh, dove va? Di nuovo a Messina? Lui si sta muovendo con 19 navi, probabilmente proverà a recuperare i suoi uomini. Allora, vediamo un po'. Sembra un Kinsman, quindi un po' di learning. Vabbè, c'è un po' di questo, vediamo un po' come va. Qua quanti sono? Sempre parenti, parenti serpenti. A lui gli diamo intrigo. Un altro ragazzino. Fede. Così, a caso, tanto non è che... Ha fatto tutto il giro e ci ha portato veramente questi in faccia, i suoi uomini. Allora, come va con i soldi? Stiamo prendendo 8 ducati al mese.
Ok. È finito il tempo. Questi. Siamo al 100%, quindi la guerra la possiamo finire. Offer peace. Ok, quindi adesso lui è un nostro vassallo. Incazzatissimo con noi, tra parentesi. Nessuno lo vorrebbe ammazzare. Ok, se io adesso provassi a dichiarare guerra a lui perché c'avevo un claim, no? Abbiamo le armate già richiamate. Vediamo se riusciamo subito a dichiarare guerra. Ok, 4 verrebbero. Allora, lui chi c'ha? 462 uomini. Teoricamente ce la dovrei fare, quindi gli dichiariamo guerra per Napoli. Attacchiamo. Tiriamo sulle truppe. Ci mettiamo tutti insieme qua appassionatamente. Wow, senza morale, amico. Quindi andiamo subito a fargli un bell'attacco. Vai. Bilanciamo. Forza. Bella mazzata. Come se ne va via. Vabbè, io chiudo qua l'episodio. Come sempre, grazie ragazzi per l'attenzione. Noi ci vediamo nei prossimi episodi.